gol con il corso del primo tempo, è sempre 0-0 fra Napoli e Milan in questa partita che si gioca allo Stadio San Paolo per la settima giornata del campionato di Serie A. Atterrato adesso Maradona che va a terra, c'è il calcio di punizione decretato dal direttore di gara, che è Pierluigi Pairetto di Torino, che dirige l'incontro con la collaborazione dei guardaline Bestin e Fabbricatore. Battuta la punizione per il Napoli, avanza Maradona e un salvataggio da parte della difesa milanista, quindi Colombo mette fuori area, ma è troppo allargato il pallone per Ancelotti, quindi recupera ancora Paresi. Pairetto comunque aveva fermato il gioco assegnando un calcio di punizione. Batte la punizione il Milan, viene avanti con Colombo, retrocede Alemão, Colombo in profondità verso Borgonovo. Il centravanti del Milan è controllato da Ferrara, arriva poi Tassotti, il tiro cross viene parato dal portiere Giuliani, che rimette adesso in azione i suoi compagni dopo aver studiato lo schieramento, e quindi ecco che l'azione per De Napoli. Alemão, palla intercettata da Colombo, quindi Rijkaard. Da Evani per Stroppa, che cerca la penetrazione in area, viene fermato da Fusi, che ha il numero 7, ma è il libero della formazione del Napoli. Francini, Alemão, Maradona. Intervento di Rijkaard su Maradona, altro calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Marco Baroni che batte la punizione per il Napoli, che ha confermato lo schieramento con cui mercoledì ha giocato e vinto ai calci di rigore l'incontro di ritorno di Coppa UEFA con lo Sporting Lisbona. Borgonovo, Rijkaard, veloce azione impostata dal Milan, scatta Colombo sulla destra, arriva a sostegno nello stesso settore anche Tassotti, che serve Ancelotti. Da Ancelotti la palla è girata per Evani nel settore opposto, Evani cerca di far proseguire Borgonovo, sul quale c'è un ottimo intervento da parte della difesa del Napoli con Baroni, poi c'è il rilancio verso Careca, l'affondo tentato da Careca sul quale c'è Costacurta, e la difesa del Milan riesce ad arginare la manovra del brasiliano del Napoli, impedendogli praticamente il cross. A Pistoia Udinese in vantaggio sulla Fiorentina, Fiorentina 0 Udinese 1, ha segnato l'argentino Balbo. Sesto minuto del primo tempo al San Paolo, 0-0 fra Napoli e Milan. Il Napoli rimette in gioco adesso facendo impostare l'azione attraverso il brasiliano Alemão. Impreciso il pallone verso Maradona, quindi vediamo Baresi che esce dalla sua metà campo in profondità per Borgonovo, apertura per Tassotti, ancora a cercare la combinazione con Borgonovo, che è stato preceduto da Ferrara. Francini, Carnevale, Alemão, Baroni, Crippa, Costacurta, quindi Stroppa, tutto spostato a sinistra, Rijkaard, Colombo, quasi in zona tiro Colombo, infatti parte il tiro del numero 4 del Milan, bloccato dal portiere Giuliani. Il tiro di Colombo dopo 7 minuti e 10, parato dal portiere Giuliani. De Napoli, Maradona, Carnevale ancora indietro verso Fusi, nuovamente a Carnevale, va a chiudere Tassotti raddoppiando la marcatura su Carnevale, che ha liberato bene Careca, quasi in posizione di tiro Careca, conclusione un po' debole fuori bersaglio, è mancata
la vera conclusione che Careca avrebbe voluto dare, azione che sfuma in fondo campo. Colombo lascia Baresi, Costa Curta che gioca al posto di Maldini che è in panchina, è andato Baroni a chiudere sul lancio di Costa Curta che era indirizzato verso Ancelotti, la rimessa in gioco è del Milan con Costa Curta. Alemão, Maradona, Baresi, Colombo, la rimessa in gioco verso De Napoli, Alemão, Careca, Filippo Galli all'indietro, Baresi, Rijkaard, Stroppa, scatta Colombo, servito da Stroppa, c'è Francini che cerca di impedire a Colombo ma non ci riesce il cross, Rijkaard, Evani, Galli, Colombo e deviazione in calcio d'angolo. A Bologna Cremonese in vantaggio, ha segnato lo svedese Limpar, Bologna 1, Bologna 0, Cremonese 1, ha segnato Limpar, mentre vediamo il primo calcio d'angolo in favore del Milan, colpo di testa di Baroni, quindi adesso il centrocampo del Milan ha recuperato la palla, Tassotti, ecco Ancelotti, c'è Stroppa al centro, c'era un giocatore del Milan in fuorigioco, ma la palla è stata deviata dai difensori del Napoli, quindi ancora manovrata da De Napoli adesso. Alemão, Fusi, Maradona, si libera di Rijkaard e poi l'olandese torna ancora a fermare Maradona in maniera scorretta, i due finiscono per agire quasi sempre nella stessa zona, quindi è spessissimo Rijkaard a controllare Maradona. C'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Ecco il lancio di Maradona in profondità, scatta Baroni, bel colpo di testa incrociato che va verso il secondo palo, vola Galli comunque soltanto a proteggere lo specchio della porta, il tiro era fuori, ecco la punizione di Maradona, il bel colpo di testa di Baroni che è un giocatore che ha un eccellente stacco di testa, bel tiro di Baroni fuori dopo 11 minuti e mezzo del primo tempo. La rimessa in gioco è stata di Ciro Ferrara, l'autore del calcio di rigore che ha deciso la qualificazione del Napoli al secondo turno di Coppa UEFA. Un lancio per Alberigo Evani, Careca, andato incontro alla palla, intercetta invece Rijkaard, Baresi, si era spinto in avanti Fusi che ha la maglia numero 7 ma è libero della difesa del Napoli, Fusi gioca al posto di Renica che è ancora indisponibile per un risentimento ad un tendine, Troppa, è fermato fra due avversari il numero 7 milanista. Giuliani a Baroni, Francini, Ferrara, Alemão,
Maradona, non riesce a filtrare Maradona fra Evani e Rijkaard che lo stringono, ancora un calcio di punizione in favore del Napoli. Il lancio è proprio verso Maradona, vedete Rijkaard praticamente segue quasi a uomo Maradona, finisce per controllarlo in ogni settore del campo. Ecco un colpo di testa di Costa Curta, che oggi gioca nel ruolo e con la maglia di Paolo Maldini, un rinvio di De Napoli non precisissimo, ancora un colpo di testa di De Napoli, poi c'è un fallo su Maradona e quindi l'arbitro Pairetto assegna un altro calcio di punizione in favore del Napoli. Ecco la punizione, finalmente battuta, Carnevale, appoggio di testa per Francini che veniva in avanti, Fusi effetto rilancio, ma Careca era rimasto in posizione di fuorigioco, quindi calcio di punizione in favore della difesa del Milan per l'offside di Careca, già battuto, viene in avanti il Milan sulla fascia destra con il suo terzino Tassotti, il Milan è schierato con la difesa a zona con Tassotti a destra, Costa Curta a sinistra, centrali Baresi e Galli, ecco Rijkaard che serve Ancelotti, Galli, Baresi, è troppo arretrato il pallone di Baresi verso Stroppa, rimessa per il Napoli che ora manovra con Alemão, Ancelotti fermato da Crippa ma riprende Colombo, ancora un'apertura di Colombo a cambiare gioco sul settore sinistro dove si inserisce anche Stroppa insieme a Devani. La palla carambola in fallo laterale, l'ultimo tocco è rosso-nero, la rimessa in gioco è di Nando De Napoli per gli azzurri partenopei. Superato il primo quarto d'ora di gioco, sempre con il punteggio di 0-0 fra Napoli e Milan. Ferrara. Alemão. Foggia 1, Padova 0 con un gol di Codispoti per il Foggia. E siamo così giunti adesso al sedicesimo minuto del primo tempo al San Paolo, giornata fresca ma limpida, il punteggio è di 0-0 fra Napoli e Milan. Filippo Galli verso Colombo, Rijkaard, l'unico olandese disponibile nel Milan falcidiato dagli infortuni. Un cross di Colombo verso Evani che gira di testa, nessun problema per Giuliani con questo intervento. Gullit e Van Basten sono ancora infortunati, altri giocatori sono infortunati come Massaro, indisponibile anche Maldini ma non tanto per infortunio quanto per un certo affaticamento, scelta tattica da parte di Arrigo Sacchi. Da Rijkaard a Stroppa ma c'è il rilancio troppo lungo e vediamo Ferrara che rincorre il pallone che poi finisce oltre il fondo. Baroni, Crippa, Maradona, Baroni, attaccato in pressing e Stroppa però era finito in fuorigioco. Pressing su Baroni che era in possesso di palla per un passaggio arretrato di Maradona non precisissimo, ma Stroppa è finito in fuorigioco e sfuma l'azione del contropiede del Milan. Un buon rilancio verso Carnevale che in area di rigore effettua un tentativo di tiro cross con palla che si alza a campanile in fallo laterale, in fallo di fondo, l'ultimo tocco è della difesa del Milan
ed è questo il primo calcio d'angolo in favore del Napoli, un corner per parte, 0-0 il punteggio, 17esimo e 40, rivediamo l'azione dell'avanzata di Carnevale, fermato in calcio d'angolo e stiamo per vedere il primo calcio d'angolo del Napoli, vediamo Baroni, Ferrara che vengono in avanti, colpo di testa però da parte di Filippo Galli, quindi vediamo Ancelotti che allontana, riprende però Fusi, rimasto solo Fusi, apre molto bene per Carnevale, in buona posizione Carnevale, va al cross, colpo di testa e gol da parte del Napoli con Carnevale, ha segnato Carnevale, 18esimo minuto del primo tempo, Napoli 1 Milan 0. Rivediamo l'azione, ecco questa apertura di Fusi per Maradona, il cross di Maradona, Carnevale al centro, l'ultimo, vedete che Ferrara manca, colpisce male e poi Carnevale che forse era in posizione sul filo del fuorigioco, l'arbitro comunque ha ritenuto regolare l'azione, ha convalidato il gol e quindi il Napoli è in vantaggio, Napoli 1 Milan 0, ha segnato Andrea Carnevale, il primo gol stagionale di Carnevale che simpaticamente aveva detto la settimana scorsa prima della partita con lo Sporting Lisbona, se non segno oggi smetto di giocare, non ha smesso e ha trovato subito il gol, ecco ancora Carnevale in azione, Careca, Alemão, fermata l'azione del Napoli, Rijkaard, Evani, Rijkaard, raso terra di Rijkaard ribattuto, la palla torna allo stesso Rijkaard, Ancelotti, Baresi, Colombo, va al cross, si perde nell'area di rigore dove De Napoli la raggiunge per primo, quindi la fa proseguire a Crippa, combinazione in avanti di Crippa ancora con Carnevale, molto mobile. Intanto a Genova, Genova in vantaggio con un gol di Fontolan nel derby con la Sampdoria, Genova 1, Sampdoria 0, ha segnato Fontolan. Minuti e mezzo del primo tempo, 0-0, 1-0 per il Napoli sul Milan, Rijkaard gira De Napoli verso il portiere Giuliani, il tiro di Rijkaard, Baroni, ma c'era un fuorigioco, infatti vedete che Baroni batte la punizione in favore del Napoli, ancora Baroni, De Napoli, e c'è un fallo di Baresi su Crippa, batte la punizione rapidamente Maradona cercando di cogliere Careca o qualche altro, c'è anche Francini in avanti, ecco Francini, ma la palla inseguita da Tassotti era diretta già in fallo laterale, il Tassotti ha rimesso in gioco verso Filippo Galli, quindi Franco Baresi, Frank Rijkaard, inserimento invece d'anticipo di Alemão che subito serve Maradona cercando di velocizzare la manovra, da Maradona ancora bella triangolazione per Maradona che entra in area, pronto il tiro, alto sulla traversa il tiro di Diego Maradona, 21esimo minuto e 45 secondi, Napoli sempre in vantaggio sul Milan per 1-0, rivediamo il tiro di Maradona. Tanto in Serie B, Pisa 1, Reggiana 0, ha segnato Incocciati. Gol di Incocciati, Pisa 1, Reggiana 0. Rijkaard. Filippo Galli. Borgonovo. Tassotti. Ancora Tassotti, Ancelotti, il tiro da lontano di Ancelotti, bloccato a terra da Giuliano Giuliani,
Careca, Crippa, Baroni. Francini, Carnevale. La rimessa in gioco di Colombo, ma la rimessa in gioco era del Napoli e non del Milan, come aveva effettuato Colombo. Rimessa in gioco effettuata da Francini. La rimessa dell'ex torinista è verso Maradona, che mantiene la palla in campo, poi cerca la combinazione veloce con Carnevale, ancora Maradona, ottimo spunto nello spazio breve di Maradona, mette in movimento Alemão, quindi De Napoli, ancora verso Alemão, finito in fuorigioco. Costa curta per Giovanni Galli. Ecco Baresi, costa curta, la rimessa in gioco di costa curta, Alemão, intanto a San Siro Inter in vantaggio con un gol di Matteus, Inter 1 Roma 0, ha segnato Matteus, Troppa fermato mentre sta per entrare in area di rigore, De Napoli effettua il rilancio verso Careca, quindi Maradona, Cosenza 1 Parma 0 in Serie B. Intanto a Bari è in vantaggio l'Ascoli, Bari 0, Ascoli 1, ha segnato Casagrande, il brasiliano Casagrande ha portato in vantaggio l'Ascoli. Bari 1, Ascoli 0. Crippa. Colpo di testa di Baresi, quindi Rijkaard verso Borgonovo, anticipato da Ferrara, riprende però Ancelotti, quindi Maradona cerca di sfuggire al controllo di Costa Curta, poi va al tiro Careca, un bel tiro nello specchio della porta che il portiere del Milan ha dovuto deviare con i pugni in calcio d'angolo. Secondo angolo in favore del Napoli, rivediamo il lancio di Maradona per Careca, il tiro secco del brasiliano proprio al limite dell'area di rigore e la respinta con i pugni in calcio d'angolo, ecco che parte l'angolo, mischia, c'è però un fischio dell'arbitro perché il giocatore del Napoli, Carnevale, si era appoggiato scorrettamente sugli avversari, aveva anche danneggiato l'uscita del portiere, quindi Pairetto ha segnato il calcio di punizione in favore del Milan, ecco che i rossoneri avanzano con Rijkaard, quindi Baresi ancora verso Tassotti fa proseguire Stroppa, evita Crippa, Stroppa va al cross, salvataggio di Alemão che anticipa anche Ferrara. Rimessa in gioco dei rossoneri, ancora Colombo in azione. Bello spunto di Colombo, via libera al cross in area. Forse Colombo ha tirato troppo fuori dell'area, dopo la bella azione, non controlla neanche Ancelotti. Fusi effettua il rinvio. Tentativo di contropiede di Careca sul quale c'è ora Filippo Galli, va a raddoppiare la marcatura anche Tassotti, Filippo Galli ma resiste Careca, supera i due avversari, entra in area, il tiro cross però si perde, nessuno aveva seguito l'azione, arriva ma in ritardo, vedete che poi l'azione finisce in fallo laterale. Rimessa in gioco rossonera, Baresi, Ancelotti, Baresi,
Rijkaard. C'è Carnevale a dar una mano in difesa in questo momento, c'è Sassotti che è salito invece in attacco. Carnevale lo gira molto bene, poi fa proseguire Fusi, ecco la triangolazione di Fusi con Francini per tentare il contropiede, ci riesce Francini a allungare il suo passo, di fronte adesso Filippo Galli, Francini lo evita ma è molto ben piazzato Baresi che effettua il rinvio di testa fuori area dove Rijkaard cerca a sua volta di lanciare Tassotti in profondità, rimpallo, palla che finisce oltre il fondo. 28 minuti e mezzo del primo tempo, Napoli 1, Milan 0. In Serie B, Foggia 2, Padova 0, ha raddoppiato l'Iste per il Foggia. Ecco Baroni che ha messo in movimento Carnevale, Alemao, Fusi, Crippa, fallo su Borgonovo e un calcio di punizione in favore del Milan che Ancelotti ha servito verso Baresi. Avanza il libero del Milan, cerca di proseguire poi l'azione personale, va a chiudere Baroni su Baresi, battuto il secondo angolo dal Milan, al tiro Ancelotti fuori di un soffio, bel tiro di Carlo Ancelotti, è una delle sue specialità il tiro da lontano, fuori di poco dello specchio della porta. Rivediamo il tiro di Ancelotti, tirato da una quarantina di metri, proprio a fil di palo. Immagini che tornano ora dal vivo, fermato in anticipo Rijkaard, disimpegno verso il portiere Giuliani, ma c'era comunque un fuorigioco, quindi si riprende con un calcio di punizione. Abbiamo visto ora ancora Giuliani, pian piano il Napoli rallenta il ritmo in questa fase cercando di controllare e contenere la reazione del Milan. Manca l'intervento Galli, poi c'è quello di Baresi, quindi Tassotti, ma c'era quasi pronto Carnevale, Tassotti riesce però a precedere Carnevale. Rijkaard, Baresi non trova collaborazione nei compagni, Baresi ora serve Ancelotti, Costa Curta per Ancelotti che cerca di penetrare in area di rigore dove Baroni lo ferma, si lamenta protestando Ancelotti per l'intervento di Baroni, l'arbitro invece ha segnato la punizione al Napoli, battuta, palla per Alemao. Careca, dietro c'è Crippa, attaccato da Stroppa, Crippa cerca la collaborazione di Alemao, ma anche Alemao è costretto per il pressing milanista a servire all'indietro, a continuare a proteggere il possesso della palla, quindi Ferrara, Baroni, ecco ora Francini, Maradona, Baroni, Ferrara, Alemao, Troppa ha cercato di intervenire, Baresi, ma c'è un fallo di Baresi su Careca, c'è il calcio di punizione in favore del Napoli sulla tre quarti nella metà campo milanista. Terra ancora Carnevale, calcio di punizione in favore del Napoli,
Maradona sulla palla. Siamo giunti al 33esimo minuto del primo tempo di Napoli-Milan con il punteggio di 1-0 in favore delle Napoli. C'è Alemão vicino a Maradona, dall'altra parte c'è Crippa. Maradona sulla palla. Colpo di testa di Rijkaard. Para il portiere Galli. Triestina 1, Avellino 0, ha segnato Papais. Alemão dietro. Crippa. Francini. Baroni. È troppo lungo il passaggio verso Crippa che finisce la palla in fallo laterale. Rimesso in gioco di Costa Curta, Ancelotti, Baresi. A Bari ha pareggiato il Bari con il brasiliano João Paulo. Bari 1, Ascoli 1, ha pareggiato il brasiliano João Paulo. Alemão. Raddoppio del Parma sul Cosenza. Ha segnato Minotti per il Parma. Parma 2, Cosenza 0. Rijkaard. Verso Colombo. Sassotti. Troppo ancora verso Sassotti, bella triangolazione, rapida in area di rigore ma un po' troppo veloce, difficile il controllo, soprattutto non è riuscito il milanista a trovare lo spazio per il tiro. Ancora però Milan pericolosamente nell'area di rigore, Rijkaard nella mischia non riesce a concludere. E ancora il Milan però che manovra fuori dell'area di rigore insistendo a spingere con Evani, quindi Costa Curta, Ancelotti. Tassotti, ribattuto il tiro tentato da Tassotti da Alemão, ancora Tassotti di testa riesce a servire verso Colombo. Ecco che va al tiro fuori Evani. A San Siro l'Inter ha raddoppiato con Breme. Inter 2, Roma 0, ha segnato il tedesco Breme. Mentre stiamo rivedendo il tiro di Evani. Ecco la conclusione del tiro di Evani dopo 36 minuti con il punteggio sempre di 1-0 in favore del Napoli. Intanto al Flaminio la Lazio è in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, ha segnato Di Canio. Lazio 1, Juventus 0, gol di Di Canio. In azione Ancelotti per Baresi. Costa Curta. Ancelotti. Colombo. Evani anticipato però da Crippa. Il colpo di tacco di Careca verso Crippa, ma si chiude la squadra rossonera, riesce in qualche modo a servire indietro il proprio portiere evitando un rischio di contropiede del Napoli. Riparte ancora il Milan, in posta ora con Ancelotti. Costa Curta, buon pallone per Evani, Evani fa proseguire in aria, Costa Curta, salvataggio della difesa del Napoli. Ecco Costa Curta che sta effettuando la rimessa in gioco verso Baresi, a
Ancelotti cerca di portarsi in zona tiro, è sbilanciato da Maradona, scatta Carnevale. Baresi. De Napoli in chiusura, ancora intervento di De Napoli adesso. De Napoli lotta in un spazio stretto, fuori però della mischia c'è Baresi. Colombo, Rijkaard, bella apertura di Rijkaard, ma è bravo Carnevale a intercettare. Riprende subito Colombo, ancora un rinvio di Carnevale, poi ancora un passaggio di Fusi indietro al portiere Giuliani. In realtà il libero del Napoli in questa partita non è Fusi ma è Baroni. Con Ferrara e Francini che sono sulle due punte, Baroni che fa il libero e Fusi che sta un pochino più avanti della difesa. Colombo ha un rimpallo con Pairetto ma mantiene il possesso della palla. Costa Curta e poi anche Costa Curta aggira un eventuale inserimento di Maradona, quindi Galli Baresi a fondo di Di Canio, bello spunto di Baresi, un rimpallo poi Alemão va al rinvio, deve uscire Galli perché Baresi si era sganciato in avanti come avete visto e non aveva potuto ovviamente recuperare il suo ruolo. Ecco Ancelotti per Baresi, ancora rimasto in avanti, tutto il Milan è un po' sbilanciato forse nella metà campo napoletana, si espone al rischio del contropiede. Baresi, girata la palla verso Borgonovo che tenta una rovesciata fuori. Questo episodio dopo 40 minuti e 20 secondi, la rovesciata di Stefano Borgonovo, il punteggio è sempre di 1-0 in favore del Napoli. Rivediamo il pallone di Colombo verso Borgonovo che tenta l'acrobazia in rovesciata. Giunti al 40esimo minuto e 50 secondi della partita di cui forse non siete riusciti a sentire le prime fasi, avete seguito le immagini senza il commento per un'interruzione sull'audio di qualche minuto. L'azione di Colombo, De Napoli, Alemão, ancora il brasiliano, Fusi, Maradona, intanto ha pareggiato la Fiorentina, avanza Crippa, viene fermato da Costa Curta, ha segnato Buso per la Fiorentina, quindi Fiorentina e Udinese 1-1, Colombo va al tiro da lontano, fuori, alta la palla tirata da Colombo, eccolo inquadrato. Rivediamo il tiro di Angelo Colombo dopo 42 minuti, finito alto sopra la traversa del portiere del Napoli Giuliani. Sul rinvio di Giuliani, palla tesa sulla metà campo colpita di testa da Colombo, c'era Carnevale con lui, poi c'è Tassotti. Attende Alemão, De Napoli all'indietro, Baroni, Baroni, Crippa, Alemão attaccato da Ancelotti,
43esimo del primo tempo, il Napoli cerca di amministrare il suo vantaggio. Messo in gioco Napoletana, cerca di inserirsi Colombo su Francini, il rimpallo è ancora rimessa laterale sempre del Napoli, sempre con Francini verso Maradona, tenta di far partire il cross Maradona con deviazione in calcio d'angolo ed è il terzo calcio d'angolo in favore del Napoli, 3-2 il conto dei corner per i partenopei, 1-0 il punteggio in favore del Napoli. Angolo di Maradona, a pugno è intervenuto Galli, primo tempo parziale a San Siro, Inter 2, Roma 0, gol dei tedeschi Matteus e Bremer. Baroni, anzi Fusi, Baroni si era spinto in avanti per seguire il calcio d'angolo. Ancora Baroni, è già cominciato l'ultimo minuto del primo tempo al San Paolo, dove vediamo il lunghissimo rinvio di Giuliani, arriva sulla tre quarti, Careca le prese con Costa Curta, inserimento di Maradona, c'è un fallo di Filippo Galli su Maradona, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Finale primo tempo a Roma, Lazio 1, Juventus 0, gol di Di Canio. In Serie B Catanzaro 0, Cagliari 1 con un gol di Poli. Catanzaro 0, Cagliari 1. A Genova pareggiato Vialli per la Sampdoria. Genova 1, Sampdoria 1, gol di Vialli. Ecco intanto il calcio di punizione in favore del Napoli. Maradona verso Carnevale, gol! Gol ancora di Carnevale, 45esimo minuto e 35, tempo già scaduto, in pieno recupero, punizione calibratissima di Maradona e gol di testa di Andrea Carnevale ancora. Ancora un gol di testa di Carnevale, ma questo limpidissimo, vedete, la punizione di Maradona molto ben calibrata, scatto di Carnevale che si proietta sulla palla, la colpisce e incrocia mandando la palla imparabilmente in rete verso il secondo palo, niente da fare per Giovanni Galli, raddoppio di Carnevale che aveva già segnato al 18esimo, sempre di testa, sempre sul cross di Maradona, questa volta il cross era dalla sinistra, Maradona aveva crossato al centro, c'erano Ferrara e Careca che non avevano raccolto la palla, era un po' bassa ma Carnevale l'ha schiacciato ugualmente di testa, forse in posizione sospetta di fuorigioco, così hanno reclamato i difensori del Milan, ma l'arbitro Pairetto ha immediatamente concesso il gol. Adesso sui 30-40 secondi di recupero concessi da Pairetto, il Napoli ha battuto un calcio di punizione con Maradona e Careca di testa ha trovato ancora il raddoppio. Squadre che vanno dunque al riposo con Napoli in vantaggio per 2 reti a...
sportivi del Nord America, siete nuovamente collegati in diretta via satellite per seguire le vicende del secondo tempo di Napoli-Milan per la settima giornata del campionato di Serie A, girone d'andata. Punteggio del primo tempo: Napoli 2, Milan 0. Due gol di Andrea Carnevale al 18esimo e al 45esimo, sempre di testa e sempre su cross di Maradona. Vediamo le formazioni delle squadre che hanno appena ripreso il gioco nel secondo tempo. In questa ripresa il Napoli maglia azzurra gioca alla destra dei vostri schermi con Giuliani, Ferrara, Francini. Intanto vediamo un intervento del portiere Giuliani sul tiro di Simone che è entrato nel secondo tempo. Il Napoli gioca con Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Lemao, Baroni, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Il Milan si era schierato con Giovanni Galli, Tassotti, Costa Curta, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Stroppa, Rijkaard, Borgonovo, Ancelotti e Devani. Nel secondo tempo, con il numero 16 del Milan, è in campo un'altra punta, vale a dire Marco Simone. Vediamo i parziali sugli altri campi di Serie A e B. Atalanta e Cesena 0-0, Bari-Ascoli 1-1, tutto brasiliano, in vantaggio l'Ascoli con Casagrande, pareggia il Bari con João Paulo. Bologna 0, Cremonese 1, gol dello svedese Limpar. Fiorentina-Udinese 1-1, gol dell'Udinese dell'argentino Balbo, pareggio per la Fiorentina di Buso. Genoa e Sampdoria 1-1, in vantaggio Genoa con Pontolan, pareggio la Sampdoria all'ultimo minuto con Vialli. Verona e Lecce 0-0, Inter 2, Roma 0, gol di Matteus e raddoppio di Breme. Lazio 1, Juventus 0, gol di Di Canio. In Serie B, Pescara e Brescia 0-0, Triestina 1, Avellino 0, Catanzaro 0, Cagliari 1, Como 0, Regina 0, Foggia 2, Padova 0, Licata e Monza 0-0, Messina e Monza 0-0, Parma 3, Cosenza 0, Pisa 1, Reggiana 0, Torino e Barletta 0-0. 0-0 anche nelle due partite di Serie C inserite nella schedina del Totocalcio italiano, cioè Brindisi Palermo e Tempio Novara. Due minuti e mezzo nel corso del secondo tempo al San Paolo, dove ci sono circa 70-75 mila spettatori, giornata luminosa con temperatura non caldissima. Il Napoli conduce per 2-0. In questa ripresa sta subendo la reazione del Milan. Palla che schizza verso Evani. Evani sul quale c'è Baroni. Evani cerca di andare al cross che gli viene impedito. Intanto a Roma la Juventus ha pareggiato con De Agostini sul rigore, Lazio 1, Juventus 1, ha pareggiato De Agostini sul rigore, angolo per il Milan, mischia risolta da Francini che allontana, riprende però Baresi, ancora Baresi dopo l'intervento di Tassotti, ancora Baresi, questa volta appoggia lunghissimo all'indietro al portiere Giovanni Galli. Costa Curta, che oggi gioca al posto di Maldini. Ecco Simone, sul quale c'è Francini, Maradona. Tentava il lancio verso Careca, è stata brava la difesa del Milan con Giovanni Galli a chiudersi tempestivamente sul bel taglio di Maradona per Careca. Vediamo Borgonovo le prese con Ferrara, Crippa con Colomba, con Colombo, ancora Colombo, ma l'arbitro Pairetto che dirige l'incontro con la collaborazione dei guardaline Peschin e Fabbricatore aveva già fermato il gioco assegnando un calcio di punizione in favore dei napoletani.
Ecco, infatti, battuta la punizione, scambiando Baroni con Giuliani. Brindisi 1, Palermo 0 in Serie B dopo 30 secondi della ripresa. Brindisi 1, Palermo 0 in Serie C. Como 0, Regina 1, con un gol di Bagnato per la Regina. Mentre a Parma, ora la situazione è Parma 3, Cosenza 1. Colpo di testa di Francini. Un intervento su Carnevale, calcio di punizione in favore del Napoli, mentre c'è il terzo gol in Serie B del Foggia, quindi con il centravanti Signori, Foggia 3, Padova 0. A Torino, Torino in vantaggio con il brasiliano Miller, che diventa così capocannoniere della Serie B, sesto gol stagionale del brasiliano Miller. Torino 1, Barletta 0. Sesto minuto del secondo tempo, Napoli 2, Milan 0. Milan che è spinto in avanti in questo scorcio iniziale di ripresa. Avanza Stroppa, viene fermata l'azione di Stroppa, poi vediamo un rilancio di Crippa, quindi riprende Colombo, Ancelotti, Tassotti, mette in area Tassotti verso Borgonovo, sul quale va Baroni a chiudere. Solo cambio dunque effettuato in questo intervallo, Simone al posto dell'olandese Frank Rijkaard, quindi abbiamo adesso un Milan totalmente italiano, alle assenze di Gullit e Van Basten, che ormai si protraggono da tempo, si è aggiunta ora anche questa di Rijkaard, lasciata negli spogliatoi dal tecnico Arrigo Sacchi, a beneficio di una punta in più Marco Simone, cambiato anche lo schieramento difensivo dei napoletani, che nel primo tempo avevano tenuto Baroni libero, confusi davanti alla difesa, e Ferrare e Francini sulle due punte, che erano Stroppa e Borgonovo. Ferrara era su Borgonovo, Stroppa era controllato da Francini. Cross di Tassotti, mischia, non arrivano né Ancelotti né Borgonovo. Giuliani va a recuperare fuori il pallone. Ferrara. Giuliani. Colpo di testa di Costa Curta, colpo di testa di Carnevale, cerca di avanzare Tassotti, la sua azione viene arginata in fallo laterale, e intanto a San Siro l'Inter ha segnato il terzo gol ancora con Matteus. Inter 3, Roma 0, ha segnato Matteus. Intanto vediamo l'arbitro Pairetto, che è andato presso la panchina del Milan a rimproverare i tecnici. Colpo di testa, rilancia Carnevale, in fuori gioco. Baresi per Tassotti, in
Intanto a Bologna, il Bologna ha pareggiato con un calcio di rigore di Giordano. Bologna 1, Cremonese 1. Crippa. Maradona. Determinante Maradona nei due assist, nelle azioni dei gol di Carnevale, sempre assist di Maradona. Ecco l'inquadrato, il capitano del Napoli, protagonista di un burrascosa estate, ma ora rientrato con molta disponibilità. La rimessa in gioco di Baresi, Galli, Torino 2, Barletta 0, assegnato Policano. Bella avanzata del Milan, Simone per i fuorigioco, c'era un fuorigioco, è fuorigioco. Giusta la decisione dell'arbitro e anche del guardaline che ha alzato la bandierina con la posizione irregolare di Stefano Borgonovo che era al di là della linea dei difensori. Ancora movimenti sulla panchina del Milan che ha portato Maldini, Fuser, Lantignotti oltre al secondo portiere Pattagli. Milan che sta avanzando ancora con molta determinazione. Intanto ancora un risultato cambiato in Serie B, Messina 1, Monza 0. Ancelotti ha fermato Fusi. Baroni batte la punizione per il palo di Ancelotti su Fusi. Quarto gol del Foggia in Serie B. Ha segnato Rambaudo, quindi Foggia 4, Padova 0. Vediamo Colombo alle prese con Crippa. Tassotti all'indietro verso il proprio portiere Galli, il cui rilancio mette in movimento Ancelotti. Cambia il gioco per Costa Curta invitandolo all'affondo sulla fascia sinistra. Il lancio di Costa Curta in profondità si perde nell'area di rigore del Napoli presso la zona dove c'è il portiere Giuliani. Giuliani va al rinvio, effettua con le mani per mettere in movimento Alemão. Careca e quindi Fusi cerca il lancio verso Maradona che resta in agguato, ma è Tassotti che non si fa sorprendere. Baresi, Evani per Stroppa, troppo lungo il pallone per Stroppa. Francini controlla che la palla esca oltre il fondo. Rinvio di Giuliani, Ancelotti, Alemão, palla girata rapidamente per far scattare Careca, si chiude la difesa del Milan, riparte ancora il Milan con Tassotti, Simone, Carnevale, fischio dell'arbitro Pairetto, calcio di punizione per il Napoli. Maradona gira nel versante di destra facendo venire in avanti De Napoli. De Napoli all'indietro verso Baroni che è l'ultimo difensore del Napoli, non è Fusi come era stato contro lo Sporting di Lisbona mercoledì il libero del Napoli, ma è Baroni. Intanto Genoa, la Sampdoria è in vantaggio. Ha segnato Mancini per la Sampdoria, quindi Genoa 1, Sampdoria 2.
14 minuto e 50 secondi a Napoli, Baresi batte la punizione per il Milan, Ancelotti intercetta Alemão, quindi Crippa, appoggio ancora all'indietro verso Giuliani. Napoli sempre in vantaggio per 2-0 sul Milan con la doppietta di Andrea Carnevale. Simone fa venire ben in avanti Evani, il mancino del Milan, serve Ancelotti, il tiro di Ancelotti alza sulla traversa, la palla scagliata da fuori area da Ancelotti che anche in questa partita ha provato più volte il tiro da lontano, una delle sue specialità, ma questa volta non è mai riuscito a centrare lo specchio della porta. Tiro di Ancelotti dopo oltre un quarto d'ora della ripresa, sempre Napoli in vantaggio per 2-0 sul Milan. Mentre sta entrando Lanzignotti al posto di Stroppa, esce il numero 7 Stroppa ed entra col numero 15 Lanzignotti, giocatore che proviene dalla primavera del Milan. La rimessa in gioco di Filippo Galli, Ancelotti, Costa Curta, Evani, Ancelotti aveva forse la possibilità di tirare, ha perso l'attimo buono, Tassotti e fa partire il cross sul quale mette fuori momentaneamente De Napoli, mischia ribattuto anche il secondo tiro tentato da Ancelotti, riprende ancora fuori Colombo, una specie di assedio del Milan in questo momento, ma con la difesa del Napoli che controlla molto tranquillamente senza andare mai in affanno, ecco tentativo di Simone sul quale c'era Francini. Evani per Baresi, Baresi, Ancelotti, Baresi ancora, apertura per Tassotti, possibilità di traversone, ecco il cross che parte, si infoltisce l'area di rigore, si sviluppano più frequentemente in questa ripresa mischie nell'area di rigore del Napoli con la pressione del Milan, ecco Baresi, controlla la difesa. Atalanta 1, Cesena 0, Atalanta in vantaggio sul Cesena. Ha segnato Stromberg. A Bari è tornato in vantaggio l'Ascoli con Giovannelli in contropiede. Quindi Bari 1, Ascoli 2. Contropiede del Ascoli che torna in vantaggio a Bari. Careca. Maradona. Spinto da Filippo Galli, rinvio di Tassotti, quindi Baroni. Maradona era rimasto in fuorigioco. Ancelotti. Baresi. Alemão ha intercettato, sta facendo una bella partita tutta in chiave difensiva, Alemão sta presidiando la difesa e davanti alla difesa non si è sganciato molto ma ha protetto appunto il settore difensivo, ecco intanto un intervento di Carnevale su Tassotti, questa volta si sono invertite le parti, è stato il terzino a spingersi in avanti come sta facendo tutto il Milan,
e Carnevale ha fermato. Pareggio del Bari ancora con il brasiliano João Paulo. Bari e Ascoli sono sul 2-2 a pareggiato. João Paulo, doppietta del brasiliano del Bari. Ecco la punizione in favore del Milan, messa fuori da Fusi. È tornato in vantaggio l'Udinese sulla Fiorentina con un autogol di Battistini a Pistoia. Fiorentina 1, Udinese 2. E 40 secondi, c'è una ammonizione contro Baresi, e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Ammonito Baresi, è il primo ammonito di questa partita. Batte la punizione Maradona. Scatto di Careca, alle prese con Careca c'è Galli, Filippo Galli. Ancelotti, Costa Curta, si torna a distendere il Milan in avanti. Tassotti per Simone, tiro pronto, ma pronta anche la risposta di Giuliani, bravissimo per la rapidità della esecuzione, ha tirato prontamente Simone, anche se non era in perfetta posizione, ma ha tirato subito appena gli si è presentata l'occasione. Vedete la rapidità, il cambio di piede, controllo sinistro, tiro di destro, ma pronto è stato anche Giuliani a bloccare in tuffo. Crippa appoggiato all'indietro a Giuliani. Tassotti. Filippo Galli. Ancelotti. C'è ormai Baresi che è perennemente nella metà campo avversaria, quindi Filippo Galli diventa l'ultimo difensore, l'ultimo baluardo che rimane intorno al centrocampo per controllare eventuali contropiedi del Napoli. Carnevale che si batte molto da difensore, cosa che fa ormai sempre più frequentemente. Evani, pallone troppo lungo. Parma 4, Cosenza 1, segnato Pizzi il quarto gol del Parma su calcio di rigore. Torino 3, Barletta 0, ha segnato ancora Policano su calcio di rigore, doppietta di Policano, un gol di Miller nel 3-0 del Torino sul Barletta. Vediamo De Napoli in azione. Licata 1, Ancona 0. Ha segnato Minuti, a contropiede tentato ora dal Napoli per alleggerire un po' la pressione, spunto di Antonio Careca, contrastato da Costa Curta. Dunque in Serie B il punteggio cambiato a Licata, Licata 1, Ancona 0. E il Napoli batte il suo quarto calcio d'angolo. Ecco l'angolo,
colpo di testa di Ancelotti appostato, poi scatta il Milan tentando il contropiede con Simone, sul quale c'è Riccardo Lemao. Simone dall'indietro, è sfumato il possibile contropiede, però il Milan mantiene il possesso della palla e cerca l'azione manovrata con Tassotti adesso. Ancelotti, Costa Curta, il cross verso Borgonovo, Colombo, ancora arriva in corsa Lemao, di nuovo Colombo, può tirare fuori la conclusione del mediano lombardo. Tiro di Colombo fuori dopo 25 minuti e mezzo al San Paolo, sempre Napoli in vantaggio per 2-0 con doppietta di Andrea Carnevale. Sul rinvio di Giuliani, colpo di testa è di Costa Curta, Carnevale, Maradona, si allarga Careca pure, ma Maradona viene fermato correttamente e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Atterrato Maradona al 26esimo. Rivediamo l'episodio che ha originato questo intervento dell'arbitro. Ecco il fallo su Maradona, è stato Ancelotti a fermare Maradona e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Napoli che ancora non ha effettuato sostituzioni, ecco Mauro, vedete inquadrato, Mauro che era entrato nel finale della partita con lo Sporting, durata 120 minuti, con l'emozione finale poi dei calci di rigore, non sono bastati 5 calci di rigore normali, c'è stato bisogno di un ulteriore ricorso al sesto rigore, quello sbagliato da Gomes e realizzato invece da Ferrara. Alemão va al tiro alto, punizione battuta da Maradona per Alemão, tiro pronto, secco, ma di poco sopra la traversa del brasiliano Alemão. Sta giocando in chiave di copertura, interpretando appunto il suo ruolo in una grande protezione della difesa. Rivediamo la palla tagliata con forza da Alemão dopo il tocco laterale di Maradona su punizione. Immagini che tornano dal vivo e seguiamo l'azione di Angelo Colombo. In profondità, ma ancora Alemão, ottimo a intercettare, palla che carambola però ancora ai milanisti, ma Colombo viene anticipato da un recupero di Fusi, quindi Carnevale, Maradona, si sgancia in avanti Fusi, viene in avanti tutta quanta la squadra napoletana con Crippa a sostegno, Maradona, ancora una spinta di Ancelotti verso Maradona, ma il gioco prosegue, Crippa, rimpallo verso, verso Andrea Carnevale, anticipato però da Baresi, che prosegue l'azione, portandosi in avanti, cerca di andare poi al lancio in profondità a beneficio delle punte, era per Borgonovo. Calcio di punizione decretato da Pairetto in favore del Milan, vediamo Maradona e Fusi che sono nella mini barriera. Ecco la punizione di Evani, il colpo di testa da parte di Carnevale, ancora di Carnevale, Costa Curta, Evani, Ancelotti, cross verso Borgonovo anticipato da Ferrara, Colombo fuori, aggancia Evani, tenta di servire Ancelotti, non riesce la cosa, colpo di testa di Careca che precede Filippo Galli, quindi palla ancora servita per Ancelotti, Costa Curta. Costa Curta va al lancio in aria verso Borgonovo, probabilmente in fuorigioco.
Baroni e Giuliani. Tanto a Pescara, Pescara in vantaggio, colpo di testa di Mannari, Pescara 1, Brescia 0. Sassotti ha intercettato ancora Lemao, quindi Francini, palla comunque ribattuta e riconquistata subito dal Milan. Tutto il secondo tempo del Milan è stato giocato praticamente nella metà campo avversaria. Pisa 2, Reggiana 0, ha raddoppiato ancora Incocciati su calcio di rigore. Pisa 2, Reggiana 0, doppietta di Incocciati, mentre vediamo Massimo Mauro che sta per entrare nel Napoli al posto di Andrea Carnevale, che va a guadagnarsi la sua bella fetta razione di applausi. Prima una passerella d'onore per Andrea Carnevale, autore dei due gol con cui il Napoli conduce adesso al 31esimo della ripresa. E riprende ancora il Milan a assaltare la metà campo avversaria. È stato quasi tutto il secondo tempo nella metà campo del Napoli, ma non ci sono state molte occasioni pericolose. Accorcia le distanze a Pisa la Reggiana, Pisa 2, Reggiana 1. Avanza Ancelotti, ancora Ancelotti, Pairetto ha concesso il calcio di punizione in favore del Milan. Baresi, Filippo Galli, Ancelotti, prova ancora, finta il tiro, Simone cerca di sgusciare nell'area fra tre avversari, mantiene il possesso della palla, aveva crossato ottimamente per Borgonovo, salvataggio da parte di Ferrara, ancora il Milan però che insiste, Lantignotti, ma c'è il rinvio da parte di De Napoli. Filippo Galli, Ancelotti, riparte ancora il Milan, 32esimo del secondo tempo, Napoli sempre in vantaggio per 2-0. Alemão ha intercettato, sta lanciando ottimamente verso Mauro, sul quale è intervenuto però Colombo, che ha fermato l'azione del Napoli. Rimane a terra Alessandro Costacurta. Rivediamo l'episodio, vediamo Mauro che va in scivolata e finisce a terra Costacurta, mentre erano vicino anche Colombo e Filippo Galli. Sassotti Colombo, Sassotti buon pallone per Baresi, Baresi ancora se lo porta in area, Baresi viene e è fermato da Francini. Francini e Ferrara hanno cercato in qualche modo di tamponare l'azione di Baresi e sono riusciti poi a deviare in calcio d'angolo, quinto angolo del Milan, già battuto, palla per Filippo Galli, tiro fuori, ha tentato la conclusione Filippo Galli. Questo episodio dopo 34 minuti e mezzo del secondo tempo, con il Napoli sempre in vantaggio per 2-0 con doppietta di Carnevale nel primo tempo. Rivediamo gli sviluppi di questo quinto calcio d'angolo del Milan, Baresi per Filippo Galli che cerca il tempo giusto per il tiro, effettua il suo bel tiro secco ma fuori bersaglio.
palla che non arriva verso Colombo, è stata intercettata da Mauro, quindi difesa ora da Alemão, Maradona ancora verso Alemão, Mauro fermato da Ancelotti, fallo laterale, rimessa in gioco napoletana, Alemão, ancora palla che finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco di Colombo, Tassotti, intercetta Crippa rubando la palla agli avversari, quindi Fusi, Mauro, palla che è finita in fallo laterale in favore però sempre del Napoli, rimessa in gioco di Crippa ancora verso Maradona, pallone che è carambolato sull'argentino, quindi la rimessa in gioco è delle Milan, Ancelotti viene in avanti, Costa Curta, c'è anche Lantignotti a fianco, invece viene servito Evani che era allargato sulla fascia sinistra, ecco ancora Alberigo Evani nuovamente per Ancelotti che sta al centro a fare da punto di riferimento, allarga per Tassotti, tiro cross di Tassotti controllato direttamente sul primo palo da Giuliani, Colombo, Ancelotti, con calma la difesa del Napoli si appresta a questo rinvio cercando di amministrare il tempo che resta fino alla conclusione dell'incontro dopo aver realizzato nel primo tempo la doppietta che dovrebbe dare la vittoria e il primato in assoluto. L'altra squadra che era prima in classifica, la Roma, sta perdendo a San Siro con l'Inter, quindi il Napoli, se mantiene la vittoria sul Milan questa sera, resta sola al comando della classifica. In questo momento questo è il verdetto appunto del campionato che vede il Napoli solo al comando della classifica. Il rinvio di Giuliani, colpo di testa di Baresi, Ancelotti, Tassotti, Tassotti, Filippo Galli, ancora Tassotti, pressati da Mauro e Maradona, i due difensori hanno un po' di difficoltà, poi Tassotti riesce a effettuare il rilancio, c'era uno scontro che l'arbitro ha ritenuto non volontario, quindi la palla schizza a Mauro che mette subito in movimento Maradona, contropiede di Maradona, pallonetto e terzo gol del Napoli, ha segnato Maradona. 38esimo minuto e mezzo del secondo tempo, Maradona ha segnato il terzo gol del Napoli, ormai c'è il suggello alla vittoria del Napoli, al primo posto del Napoli, ecco Maradona che si lascia andare anche a un po' di emozione addirittura, ecco l'azione. Ecco il gol di Maradona ancora. Ecco, l'abbiamo rivisto. Il gol di Diego Armando Maradona. Festa fra i 70.000 tifosi del Napoli. Colpo di testa di Baresi, Ancelotti, Crippa, Maradona, Crippa ancora, anticipo di Baresi,
Intanto in Serie B Lorenzini ha pareggiato per il Como, Como e Regina 1-1. Quinto gol del Parma. No, ha segnato Melli per il Parma, Parma 5, Cosenza 1. Vediamo Bigon che sta per far entrare Zola. In Serie C, nella schedina del totocalcio italiano, Tempio 1, Novara 0. Vediamo Baroni che sta zoppicando e sta probabilmente per abbandonare il campo. Entra Zola, eccolo infatti, Gianfranco Zola che entra al posto di Marco Baroni. Quindi probabilmente Fusi diventerà libero con Zola che va a centrocampo. Zola, un giovanissimo, un sardo, ha giocato lo scorso anno nella Torres, si è messo in evidenza nella Torres e poi il passaggio a Napoli in questa stagione, ha già esordito in Serie A, ha esordito in prima squadra, giovane molto promettente, molto tecnico, molto interessante, uno dei migliori prodotti del vivaio sardo. Finale a Roma, Lazio-Juventus 1-1, finale a San Siro, Inter batte Roma 3-0, quindi è ufficiale, il Napoli da questa sera è solo al comando della classifica. Ancora 41 minuti e mezzo, Maradona. Zola, c'era il fuorigioco forse Mauro, è così infatti, e quindi l'azione viene fermata. Ancelotti, Evani, verso Ancelotti ancora, prova il suo tiro Ancelotti, questa volta centra lo specchio della porta, la conclusione però rasoterra non è fortissima e il portiere Giuliani può agevolmente controllarla, quindi va al rinvio lo stesso Giuliani, il colpo di testa di Tassotti. Finale a Verona, Verona e Lecce 0-0. Careca si scontra con Costa Curta, ancora Costa Curta sul rimbalzo del pallone, serve all'indietro verso Baresi, ma ormai la partita non ha più storia, il gol di Maradona al 38esimo, minuto e mezzo della ripresa, ha praticamente suggellato il successo del Napoli, è il primo posto in solitudine del Napoli che ora è inseguito dall'Inter, campione d'Italia rimasta, che va, sale a quota 11. Dopo aver perso domenica e mercoledì scorso la possibilità di proseguire il cammino in Coppa dei Campioni, è stata eliminata dal Malmö. Classifica, abbiamo il Napoli a quota 12, l'Inter a 11, Juventus e Roma a quota 10 insieme alla Sampdoria che sta vincendo il derby con il Genoa. Poi a quota 9 si porta il Bologna che sta pareggiando, a quota 8 rimane il Milan, è ufficiale a Bologna 1-1 fra Bologna e Cremonese, 2-2 fra Bari e Ascoli, Atalanta batte Cesena 1-0, l'Atalanta va a 6 e il Cesena resta a 4. Quindi la nuova classifica vede a questo punto Milan, Napoli 12 punti, Inter 11, Roma, Juventus e Sampdoria 10, Bologna sale a 9 punti. A 8 si è portato, è rimasto il Milan che sta perdendo qui al San Paolo. Poi a quota 7 troviamo la Lazio che ha pareggiato con la Juventus, il Lecce che ha pareggiato a Verona,
ecco il fischio finale. Poi a quota 6 c'è il Genoa insieme all'Atalanta, a quota 6 si è portato appunto l'Atalanta. In Serie B finale Pescara batte Brescia 1-0, poi la Fiorentina 5, l'Ascoli a 5, il Bari a 5, l'Udinese a 5, il Cesena a 4, la Cremonese a 3 e il Verona a 2. Rivediamo ancora il gol di Maradona, capezzato il 3-0, Napoli batte Milan 3-0, due gol di Carnevale nel primo tempo, gol di Maradona nella ripresa, Napoli solo al comando della classifica. A risentirci domenica prossima.